Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere l'esercizio numero 29 del mio metodo ebook Easy Slap. Il 29 è un esercizio che arriva direttamente dal 28 perché ha praticamente lo stesso giro con delle altre figurazioni ritmiche, con delle altre variazioni. Questo per farti vedere che su un giro noi abbiamo con la tecnica dello slap molteplici possibilità. Quindi possiamo veramente andare di fantasia e fare degli incastri sempre diversi. Secondo me in questa fase qua sto seguendo un pochettino il modo di suonare di Flea dei Red Hot Chili Peppers, che ha questo modo di alternare la nota bassa all'ottava, rimbalzando con la mano destra, e qui ti faccio vedere un po' di possibilità. Il giro armonico di base è quello in cui noi andiamo a fare Si bemolle. Noi pensiamola per adesso ad ottavi, Si bemolle, Do, Re bemolle, Mi bemolle. Quindi tu all'inizio fallo così. La mano sinistra si deve spostare sempre con l'1 sul Si bemolle, sul Do, sul Re bemolle e sul Mi bemolle. In questo esercizio 29 noi andiamo a prendere il Si bemolle con gli ottavi, basso e alto, Thumb and Pluck. Dopo ci spostiamo, sul Do facciamo sedicesimo, sedicesimo e ottavo, Thumb, Pluck, Thumb. Quindi primo quarto e secondo. Dopo andiamo sul Re bemolle, vedi che il mio indice già in automatico si è spostato. Questa figurazione è abbastanza difficile, il ta-ta-ata, dove noi praticamente abbiamo sedicesimo in thumb, strappato ottavo, quindi è un po' più lunga, e poi ancora un altro strappato sull'ultimo sedicesimo del terzo quarto. Adesso te lo faccio cadendo poi di nuovo sul Re bemolle, perché dopo aver suonato l'ultimo sedicesimo, poi era avvicinato alla nota successiva. In questo caso poi andrà invece su una ghost note fatta su un ipotetico Mi bemolle, quindi una cosa del genere. Come ti avevo già detto nel video precedente, qua abbiamo quattro, anche qua abbiamo quattro sedicesimi, che io inizialmente ti consiglio di andare a studiare con note reali. Quindi arrivando dal Re bemolle, ecco, quando c'è una cosa difficile ritmicamente, cerca di estrapolare la singola cosa e lavorare meccanicamente proprio su quello. Poi in un secondo momento vai a allargarlo, allargarlo fino ad arrivare a tutto il riff. Quindi il primo riff fatto molto lento va a suonare in questo modo. 4 Nella seconda parte invece andiamo a partire con sempre il Si bemolle, ma con questo ritmo. Quindi thumb, pluck e thumb. Guarda bene la mia mano destra come si comporta in questa figurazione ritmica. Quando scendo col pollice cerco di andare anche già giù con l'indice, tenerlo pronto. Poi non è detto che serva subito o che serva, però io lo lascio sempre lì pronto per prendere la sua ottava. Dopo andiamo in Do. Qua andiamo a fare questa cosa. Se guardi il terzo quarto, la stessa cosa che abbiamo fatto prima nell'ipotetico Mi bemolle, qua la facciamo sul Re bemolle. Poi invece su Mi bemolle andiamo a mettere thumb sul basso e pluck sulla sua ottava.
Ecco, io cerco sempre di ragionare a parti separate, cioè il re bemolle, anche se faccio tutte ghost, comunque lo penso così, il mi bemolle lo penso così, quindi a blocchi di accordi. Perché una cosa del genere, uno potrebbe anche benissimo fare, tenerlo già in mi bemolle. Però secondo me dobbiamo vederlo ancora a parti separate. Poi magari ci arriverai più avanti a questa cosa. Proviamo a suonarcelo insieme a 70 bpm di metronomo. Allora, adesso suoniamo il primo. 1, 2, 3. Adesso andiamo a suonarci il secondo, 3 e 4. Ok, benissimo, cosa devi fare? Adesso devi aumentare la velocità. Una volta che sei sicuro ritmicamente e ti senti a tuo agio sulle figurazioni, allora piano piano utilizza gli strumenti che ti ho fatto anche vedere o che faccio vedere in altri video e vai piano piano a pulire il suono e aumentare la velocità. Vai a dare un'occhiata ai miei metodi sul mio sito www.carlochirio.com, in cui puoi trovare tantissimi video di Easy Slap, ma anche degli altri ebook che ho fatto. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao, a presto! Thank you.